Conoscete il principio chi inquina paga? E sapete chi deve pagare per bonificare i terreni su cui sorge oggi l'esposizione universale? Noi del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, insieme ad un gruppo di attivisti del gruppo di lavoro dopo Expo, abbiamo approfondito la questione. E il faro che illuminava i nostri lavori era chi deve pagare per le bonifiche di quei terreni, soldi dei contribuenti, e quindi nostri, o soldi dei vecchi proprietari terrieri. Bene, la risposta l'abbiamo ottenuta dopo mesi di lungo lavoro e abbiamo scoperto che ci sono una serie di voci di bonifica che devono essere quantificate. In particolar modo, 6 milioni sono i costi stimati da Metropolitana Milanese per bonificare quei terreni. In parte sono stati trattenuti nel contratto di compravendita, a cui si aggiungono però, e abbiamo scoperto cammin facendo, circa 18-20 milioni di costi di bonifica aggiuntivi che abbiamo trovato e abbiamo fatto saltare fuori dagli atti dell'appalto di CMC per la rimozione delle interferenze e dall'appalto della Mantovani per la costruzione della piastra. E poi si aggiungono ulteriori costi ancora da stimare per passare dall'uso industriale di quei terreni ad un uso residenziale verde, perché quei terreni dovranno poi essere utilizzati anche per attività residenziale e verde. La somma di tutte queste voci, dal nostro punto di vista, non deve essere certo pagato dai contribuenti pubblici, ma deve ricadere su quelli che erano i proprietari iniziali, e sono principalmente Fondazione Fiera e la famiglia Cabassi. Però udite udite, Fondazione Fiera, oltre a essere la fondazione che aveva venduto la gran parte di quei terreni, è la stessa fondazione che oggi si trova nella società Arexpo, che è la società che deve venderli quei terreni. Secondo voi c'è qualche conflitto di interesse in questa attività? Secondo noi sì, ed è per questo che abbiamo faticato tanto ad avere tutti questi documenti e questi dati, ma siamo arrivati al punto. Siamo andati in Expo settimana scorsa, abbiamo avuto conferma di queste voci aggiuntive e adesso chiederemo un impegno ben preciso a Regione Lombardia, ad Expo e anche al governo, perché anche il governo deve interessarsi di questa materia, affinché quei costi vengano fatti fatturare ad Arexpo, perché si rivalga sui vecchi proprietari terreni. Non vogliamo assolutamente che questi costi di bonifica ricadano sui cittadini italiani, sui contribuenti pubblici.